Mi chiamo Rami, sono nato al Cairo, in Egitto, il 13 gennaio 1987. Ho solo un fratello più grande, che è sposato, e sono zio di una bellissima bambina di nome Rita. Fin da piccolo ho sentito importante capire e dare valore alla diversità. Ero l'unico a festeggiare il 25 dicembre nella mia scuola, perché ero l'unico copto cattolico. Così ho cominciato a chiedere ai miei genitori perché ero diverso dagli altri bambini e qual era il significato della diversità. Crescendo volevo capire di più della diversità. La società in cui vivevo stava dimenticando completamente la ricchezza di questo valore. Il mio sogno era costruire ponti fra le persone, perché potessero incontrarsi, dialogare. Volevo essere io quel ponte, ma la realtà intorno a me era più complessa di quanto potessi immaginare e sognare. Mi sono laureato in ingegneria biomedica nel 2009 ed ho lavorato come ingegnere biomedico per un anno, ma nello stesso tempo facevo un secondo lavoro part-time per provare a realizzare il mio sogno, costruire ponti tra le persone. Mi sono impegnato soprattutto per il dialogo tra musulmani e cristiani in Egitto, utilizzando l'arte, in particolare la musica. Ho cominciato poi a lavorare con i social network, soprattutto Facebook, scoprendolo come una grande risorsa. Dicono che nella vita spesso le decisioni importanti si prendono nei momenti più critici. Ecco, è stata questa esattamente l'esperienza che ho fatto quando ho deciso di lasciare il mio lavoro da ingegnere per seguire il sogno più profondo che da sempre mi guidava. Da quel momento sarebbero mancati pochi mesi all'inizio della rivoluzione in Egitto, messa in moto dallo stesso Facebook grazie ad un evento creato da un mio amico. Quando è iniziata la rivoluzione, ho sentito che il desiderio di cambiamento, di dialogo, di libertà potesse diventare realtà. Ho partecipato con milioni di giovani alla rivoluzione, scoprendo il senso profondo delle ferite condivise. Ho vissuto il sogno con loro fino in fondo, rimanendo a dormire in piazze a tante notti. Purtroppo non è stato così facile e mi sono reso conto che i ponti che volevo costruire hanno ancora bisogno di basi solide su cui poggiare. Mentre accadeva tutto questo, un mio amico mi aveva raccontato della grandiosa esperienza che stava facendo all'Istituto Universitario Sophia in Italia. Era proprio quello che cercavo: la laurea in fondamenti e prospettive di una cultura dell'unità con specializzazione in studi politici. Rispondeva all'esigenza di una visione integrata della realtà intorno a me, ma anche fondata su quei valori che io ritenevo importanti per il mio paese. Questo istituto universitario crede che l'uomo non sia uno strumento che guarda al sapere, alla sapienza, come bene di consumo, ma come elemento che diventa vita. Lo studio e la vita non sono così due cose distinte, ma uno serve all'altro per dare senso, per ricercare il senso. Sento che Sophia mi fa crescere come un uomo nella mia integralità, grazie anche alla interdisciplinarità, senza marginalizzare o banalizzare la specializzazione. Sophia è oggi il laboratorio dove continuo a formare la mia persona, i miei sogni, il mio futuro. Sono in Italia ormai da un anno e mezzo e ogni giorno che passa, senza dubbio, posso dire di essere nel posto giusto.